Salve a tutti youtubers, eccoci qua ritornati in un nuovo video di astronomia con una notizia veramente molto interessante e molto intrigante. Come potete vedere siamo ritornati su ANSA Scienza e Tecnica, le fonti che uso solitamente per documentarmi per quanto riguarda l'ambito scientifico astronomico, nonché le fonti che uso sempre nei miei Astro News e Astro TG, le due serie principali qui sul mio canale. Comunque siamo qui con questa notizia del 1 marzo, quindi molto recente, perché del giorno stesso in cui sto registrando questo video è uscita questa notizia e parla di una base umana su Marte entro il 2040. A breve i test per i droni che voleranno sul pianeta rosso. Quindi, come al solito, adesso andremo a leggere questo articolo, dopodiché ve lo riassumo e dopodiché cercherò di farci un discorso mio personale in modo che tutte le persone possano capire e comprendere la notizia. Non solo gli appassionati, ma anche semplicemente persone che vogliono aggiornarsi e documentarsi anche in questo ambito scientifico qua, in questo caso astronomico. Quindi io direi di partire con questa notizia, con la lettura di questo articolo. Qui c'è uno spazio, come potete vedere, bianco, ma in realtà ci sta un video che potete trovare su YouTube, video in inglese di cui vi lascio il link qui sotto in descrizione se volete andare a vederlo, perché insomma adesso andando a leggere quest'articolo, questo video dalla durata di 3 minuti che io ho visto fa vedere appunto meglio il progetto, questo test appunto dei droni che voleranno su Marte. Insomma, prima di partire io direi di introdurre un attimo questo argomento, questa idea, che comunque su Marte ormai ci sono sì missioni future o comunque idee su missioni future, insomma per mandare l'uomo su Marte oppure ora come ora appunto metterci addirittura delle basi. Sono un po' molto, come si può dire, queste missioni della NASA ovviamente, perché la NASA ora come ora come obiettivo primario c'è proprio andare su Marte o comunque mandare gli uomini su Marte. Sappiamo che è una missione un po' ardua perché comunque ci sono molte problematiche, molti imprevisti che potrebbero verificarsi durante la missione. Poi comunque non è che insomma in uno schiocco di dita arriviamo su Marte, quindi anche il viaggio poi si sa che è di sola andata perché non c'è un ritorno, quindi insomma anche trovare poi le persone che accettino insomma queste condizioni e che accettino di andare su Marte. Poi devono essere anche persone che comunque siano dotate, che abbiano studiato e che quindi abbiano le competenze per condurre gli studi, per quanto tempo poi potranno stare, questo non si sa. Comunque andiamo a vedere questo obiettivo che si sono posti entro il 2040, quindi ora siamo nel 2016, abbiamo ancora 24 anni di preparazione a questa missione. Vediamo un po', insomma, se leggendo questo articolo ci convince un po' di più e se possiamo pensare che sia effettivamente fattibile questa missione entro il 2040 con la tecnologia che abbiamo oggi disponibile, o comunque quella che per ora possiamo permetterci, perché ovviamente la tecnologia, come dico sempre, è molto avanzata fino a un certo punto, perché comunque sotto altri punti di vista invece la nostra tecnologia è un po' indietro o comunque non è abbastanza evoluta per determinate cose. Comunque vediamo un po'. Entro il 2040 la fantascienza di The Martian potrebbe diventare realtà con droni, colonne umane e robot sul suolo di Marte. Parola di Charles Elaky, direttore del Jet Propulsion Laboratory della NASA, che ospita l'apertura dei corsi dell'ingegneria aerospaziale dell'Università Sapienza di Roma, ha presentato alcune delle prossime missioni interplanetarie dell'Agenzia Spaziale Americana. Tra poche settimane testeremo i prototipi di mini elicotteri progettati per volare su Marte entro i 15 anni, ha detto Elaky. Grazie a questi droni sarà possibile esplorare più rapidamente il pianeta e guidare i rover, il cui limite è proprio la velocità di movimento. I droni marziani peseranno appena 1 chilogrammo e lavoreranno come una squadra per guidare la prossima generazione di rover che la NASA ha in programma di lanciare su Marte entro il 2028. Obiettivo successivo è il 2040, ha proseguito Elaky, quando avremo la prima base con robot e uomini su Marte. Eliminate gli aspetti drammatici di un film hollywoodiano e quello che avete visto in The Martian sarà presto realtà. Presentando alcuni dei futuri obiettivi di esplorazione spaziale della NASA, Elaky ha messo in luce anche il grande interesse verso la Luna di Saturno, Titano ed Encelado, Lune di Saturno.
ed Europa, la luna di Giove, i cui ghiacci nascondono un oceano. Questi grandi satelliti, ha rilevato Elachi, potrebbero nascondere possibili forme di vita. Uno dei progetti più ambiziosi, ma ancora da definire, potrebbe essere quello di trivellare lo spesso strato di ghiaccio che avvolge Encelado ed Europa per inviare dei mini sottomarini nei mari d'acqua liquida che si trovano al di sotto. Quindi, allora, ritornando un attimo qui su, possiamo capire che effettivamente può essere realizzata questa missione, queste missioni, insomma, per ora tralasciando quella di mandare l'uomo su Marte, però quella di mandare rover o comunque mandare questi droni che lavoreranno in gruppo e che si muoveranno più velocemente, quindi esploreranno il pianeta rosso con maggior facilità e più velocemente rispetto ai rover, insomma, Opportunity e Curiosity che tuttora stanno esplorando Marte, insomma è una cosa interessante perché comunque se riusciamo a esplorare un pianeta e spostarci da una zona all'altra di Marte in maniera più veloce, ciò vuol dire che insomma possiamo anche provare o comunque immaginare di scoprire di più rispetto a quello che abbiamo scoperto e che stiamo scoprendo e che scopriremo probabilmente con i rover Curiosity e Opportunity. Quindi sì, questa è una cosa fattibile, penso. Ovviamente ci vogliono i soldi, ci vuole tempo di costruzione, ci vuole tempo ovviamente di insomma, arrivare a destinazione, sperare che vada tutto bene e poi sperare che funzioni una volta arrivato su Marte. Quindi sì, insomma, bisogna anche mettere in chiaro queste problematiche, questi imprevisti, queste cose che potrebbero nascere, insomma, durante la realizzazione di una missione, cosa che insomma sappiamo molto bene perché comunque dovete sapere che non so ora quante missioni di preciso sono state mandate verso Marte, comunque sono abbastanza, però mettiamo che siano 100. Facciamo così, mettiamo che siano 100, la parità di successo è pari alla parità di disastro, ovvero se sono state 100 missioni mandate verso Marte, 50 sono state buone, 50 sono andate, insomma, non a buon fine. Quindi Marte è un pianeta che può sembrare relativamente facile da raggiungere dal punto di vista proprio della superficie, quindi riuscirai ad entrare nella sua atmosfera, anzi prima entrare nella sua orbita, poi successivamente fare l'atterraggio, però non è così facile perché comunque ci sono stati dei, insomma, cappotti durante la storia dell'esplorazione spaziale di Marte piuttosto importanti. Quindi, insomma, queste missioni qui di droni, dei nuovi rover che appunto la NASA vuole mandare entro il 2028, quindi entro i prossimi 12 anni, secondo me sono fattibili, sono missioni che serviranno sicuramente. Molti di voi potranno dire: ma perché mandare le sonde o comunque i rover su Marte se tanto sappiamo che non c'è vita, o comunque anche se ci fosse stata questa vita, ora non c'è più, quindi perché spendiamo i soldi per andare su Marte piuttosto che magari investirli su missioni come verso le lune di Saturno, Encelado e Titano, o magari verso la luna di Giove, Europa. Sì, ci sono progetti e missioni verso anche queste lune, perché sappiamo che comunque sotto la coltre di ghiaccio di queste lune ci potrebbe essere un oceano, e noi sappiamo, o comunque il nostro concetto di vita prevede che dove c'è l'acqua c'è possibilità, o comunque c'è più possibilità che si possano formare qualche forma di vita. Quindi, insomma, sicuramente l'esplorazione spaziale futura, insomma, quella che verrà nei prossimi anni, sarà fondamentale e insomma, andremo verso mondi veramente molto molto interessanti che potranno svelarci veramente tanti segreti al riguardo del nostro sistema solare, al riguardo di loro stessi e al riguardo anche comunque alla nostra origine e riguardo anche alla vita extraterrestre. Perché comunque la vita extraterrestre non è solo vita intelligente, ma anche vita microbica, vita semplice, dei microorganismi. Se noi riuscissimo a trovarli in un altro mondo diverso dal nostro, indipendentemente dalla distanza o dal tipo di pianeta o luna che prendiamo in considerazione, sarebbe una scoperta eccezionale. Quindi, insomma, non ci resta che aspettare, avere pazienza e vedere un po' insomma, i progressi di queste missioni che ci saranno in futuro. Per quanto riguarda invece l'invio dell'uomo su Marte, ecco. Si dice entro il 2030, però io sono un po' scettico da questo punto di vista e credo che ci vorrà ancora più tempo
tempo. Ovviamente se si fa entro il 2030, per carità, sarei contentissimo perché come non sono purtroppo assistito allo sbarco sulla Luna di Armstrong, però se vedessi l'uomo su Marte, il primo uomo che posa il piede su Marte, insomma in diretta, ecco, ne sarei felicissimo e anzi vorrei vederlo, quindi vorrei che fosse realizzata questa missione, insomma, nell'arco d'anni della mia generazione. Quindi insomma per questo video è tutto, io spero di essere stato chiaro, spero che questa news sia stata interessante, spero che sia stata intrigante, spero che sia stata di vostro gradimento. Ho voluto portarvi questa notizia perché insomma quando l'ho letta ho detto cavoli, è interessante e secondo me insomma parlarne un po' di queste missioni future fa bene. Ovviamente ci saranno quelli che non saranno d'accordo con le missioni insomma spaziali, diranno perché non li investiamo piuttosto sulla Terra che per ora è l'unico pianeta che ci può ospitare, eccetera, eccetera, però io dico la curiosità dell'uomo, insomma, ci ha sempre portato a guardare oltre e a fare questi passi, nonostante comunque i risultati che successivamente arrivano. Quindi, secondo me, è importante, indipendentemente se troveremo vita, se troveremo insomma cose nuove e scopriremo cose nuove. Basti pensare a quello delle onde gravitazionali. Se noi non avessimo continuato a cercarle, nonostante ci abbiamo messo 100 anni, non le avremmo trovate. O comunque non le avremmo osservate più che trovate, perché non è che le abbiamo trovate fisicamente. Comunque, questo è il bello dell'astronomia. Bisogna avere pazienza, bisogna avere tempo e soprattutto è una cosa che va in generazione e bisogna anche pensare a delle missioni che non durino solo nell'arco della nostra vita, ma che magari, non so, adesso per darvi un esempio, un viaggio dura 400 anni? Bene, facciamolo partire adesso. Così la generazione futura ci lavorerà ancora, la generazione futura ci lavorerà ancora e la generazione futura, grazie alle generazioni precedenti, vedrà l'arrivo di quella missione. Quindi è una cosa importante il lavoro che si può fare anche per il nostro pianeta, tra l'altro, per le generazioni future, ma questo è un discorso a parte. Quindi per questo video è tutto, io spero di essere stato chiaro, mettete mi piace al video se volete, sciabelli!